Ciao a tutti gli inviaviolati dal vostro Stefano Borgi per raccontare Napoli-Fiorentina. Occorrerebbero 10, 100, 1000 Amarcord. Innanzitutto una premessa. Oggi ricorderemo un Napoli-Fiorentina particolare, quello del 10 maggio 1987, un pareggio per 1-1 che volle dire scudetto matematico per i partenopei, conquistato, attenzione, allo stadio San Paolo di Napoli. E lo diciamo perché Napoli-Fiorentina di domani sarà il primo che si disputa allo stadio intitolato a Diego Maradona. Maradona che, guarda caso, quel 10 maggio 1987 era in campo e non era il capitano, solo perché Diego lasciò questo onore a Giuseppe Bruscolotti, napoletano doc, in forza al Napoli da ben 15 stagioni. Ma andiamo con ordine: viola allenati da Bersellini alla caccia del punto salvezza, che con numero 11 schierano un giovanissimo Roberto Baggio. E pensate, una Fiorentina in fondo alla classifica che schiera Diaz con numero 9, Antonioni col 10, Baggio con l'11, più altri campioni del mondo come Oriali e Claudio Gentile. Insomma, fermate il mondo, voglio scendere. Vantaggio azzurro dopo 29 minuti, pareggio viola al 39esimo grazie a una punizione dal limite che Antonioni lascia proprio a Baggio. Detto fatto, il ragazzo non si lascia sfuggire l'occasione e fa 1-1, e come recita la nostra colonna sonora, è stata davvero la cosa giusta. A proposito di aneddoti, quel Napoli-Fiorentina sarà una delle sole 4 partite che Antonioni e Baggio giocheranno insieme col giglio sul petto: Inter alla 27esima, Torino in casa alla 28esima, Napoli-Fiorentina alla 29esima e per ultima un drammatico Fiorentina-Atalanta. Risultato finale 1-0 per i viola, con gli orobici che retrocedono in Serie B. Un saluto a tutti gli inviaviolati da Stefano Borgi e alla prossima! Hey,